Ciao Bethesda.it, in attesa di Io Capitano, vediamo loro capitati nel gioco molto molto cattivo di Lukashenko, loro chi sono, i rifugiati dalla Siria, dalla guerra civile siriana del 2015, ma c'è anche una signora che viene da Kabul, dalla Kabul appena ripresa dai talebani. Aspettando Io Capitano, vediamo con Green Border di Agnieszka Holland il flusso migratorio con loro, questi protagonisti capitati dentro questo gioco a rimbalzo che ricorda anche il tennis. C'è una metafora visiva potentissima che la Holland crea con il filo spinato che divide la Bielorussia dalla Polonia e con questa idea dei corpi che come delle palle da tennis vengono mandati da una parte e dall'altra. Se Lukashenko te li manda in Polonia, tu li rispedisci, glieli rimetti in Bielorussia. Questa durezza è dentro un film in bianco e nero di più di 2 ore, molto bello, molto potente, è una pezza, è la prima pezza di denuncia politica estremamente ben realizzato, molto ricco come cast, come presenze sullo schermo. Abbiamo una famiglia siriana, abbiamo la signora afghana, anche lei con dei suoi cari, abbiamo poi dei borghesi polacchi, per non dire addirittura degli alto borghesi, dei piccolo borghesi polacchi, tra cui per esempio anche un personaggio di uomo che lavora tra le guardie che stanno appunto al controllo del confine con la Bielorussia, è un personaggio femminile di nome Yulia, che invece è forse anche un po' più ricca della guardia e decide di partecipare con degli attivisti che si occupano del recupero fisico e anche morale dei rifugiati che si trovano in questa situazione difficilissima, in questa terra di nessuno, che è una sorta di linea d'ombra conradiana in cui può succedere di tutto, ed è una linea di confine ombrosa che la Holland rappresenta molto spesso di notte e con questo bianco e nero contrastato, chiaroscurale, profondo. È un film molto molto bello. Green Border ci porta davanti, vediamo appunto come Garrone rappresenterà il flusso migratorio nel suo caso dall'Africa. Qua vediamo un'Europa provocata da Lukashenko e un'Europa nella Polonia che reagisce, e la Holland in modi diversi, perché la Holland ci racconta, dividendo il suo film poderoso e potente in capitoli, ci racconta vari aspetti, ci racconta appunto l'odissea fisica del rifugiato attraverso anche una scena indimenticabile con le sabbie mobili, e quindi c'è anche l'idea dell'azione e del pericolo, e poi ci rappresenta vari incontri che loro fanno e con anche questa Polonia frammentata al suo interno.